vista alla porta di questo, alla porta di casa di questo ricco? Il povero. Come si chiamava questo povero? Lazzaro. Lazzaro. Davanti alla sua porta c'era un povero. Questo ricco l'ha visto il povero davanti alla sua porta? Sì. L'ha visto? E sembra di no nella parabola di Gesù. Non se ne è accorto che c'era un povero. Perché non gli ha dato manco un pezzetto di pane. Chi aveva con gli amici questo povero? I cani che andavano a leccargli le ferite, probabilmente proprio per la fame si formano delle ferite nella pelle, e dice almeno il cane andava a leccare questo. Quindi vuol dire che davanti alla sua porta quest'uomo non ha visto il povero. Questo è il messaggio del Vangelo di oggi. Noi davanti alle nostre porte ce ne accorgiamo che ci sono i poveri? O non li vediamo? Guardate che poi il tempo scade. Il Vangelo ci ha detto nella bocca di Gesù di questa parabola: quando saremo morti, anche se ho voluto cercare i poveri per aiutarli, il tempo è già scaduto. C'è un abisso tra noi e voi, né da lì qui né da qui lì. L'ha creato Dio quell'abisso, lo creiamo noi su questa terra quando scartiamo i poveri. Quindi è una parola molto impegnativa quella che Gesù oggi ci dice, e ci sta invitando ad essere amici dei poveri. Amici dei poveri. Quanto vorrei entrare nella vostra testa di ragazzi per riuscire a pensare, quando io vi dico che dovete essere amici dei poveri, cosa state pensando voi? Sapete, perché dei grandi in qualche maniera qualche idea me la faccio. Cosa pensano i grandi? Perché li sento cosa dicono i grandi. I poveri. E chi è povero oggi? Sono più povero io. Io devo pensare a me stesso, poi dopo penserò agli altri. E i poveri si arrangiano, sono affari loro. Dei grandi qualche discorso l'ho sentito di che cosa pensano dei poveri. Ma voi ragazzi, vi sfiora questo pensiero. Oggi Gesù questo pensiero ce lo affida, con molta semplicità. Diventa amico dei poveri. Diventa amico dei poveri, adesso che sei in tempo. Ma lo dice anche a noi grandi, di correggere qualche tiro della nostra testa, di mentalità, di giudizi, di lamentele, di guardare sempre quello che non abbiamo o quello che all'altro e io non ho. Non si diventa amici dei poveri così. Non si può essere neanche superficiali a giocherellare nel banco. Non si diventa neanche amici dei poveri così. Io invito sora Narita, vieni qui sora Narita. Sora Narita, molti di voi la conoscete, è già in piedi sulla mia vita, non è che diventa più alta adesso. Cosa vi rispondete? Anzi, sora Narita è sorella di Vanna, quindi qualche ora che è la vostra catechista. Sora Narita è in missione in Brasile da quanti anni? 10. Da 10 anni. Perché sto chiedendo a lei adesso di parlare? Perché lei è amica dei poveri. A parole, lei lo sta facendo con la sua vita che è amica dei poveri. E il Brasile è una di quelle parti della terra in cui i poveri ce ne sono veramente. Io vorrei dare il microfono a lei perché lei ci aiuti anche un po' con la sua testimonianza ad accogliere questa pagina del Vangelo con la sua vita. Per poi capire come anche noi, in mezzo a noi, nella nostra comunità, possiamo essere sinceri amici dei poveri. Non i poveri, amici dei poveri, questi buon temponi, questi spensierati della denuncia di Amos. Ce ne sono troppi, mamma mia. Dalla scatola della televisione a quella dei giornali e a quella che vediamo in giro intorno a noi. Ce ne sono troppi di ipocriti che parlano dei poveri. Accogliamo la parola di sorella Rita, che invece ce l'ha nella sua vita e nella sua carne, tutto questo.
Grazie perché sei qui, grazie anche per quello che stai facendo come servizio, anche con le adozioni, per adottare qualche bambino o bambina, ecco dove lei si trova in missione. Stare in mezzo a voi è una gioia grande. Anzitutto ho sentito il tamburo che parte, quindi mi sono ributtata in Brasile, dove musica, danza, come piace tanto anche a voi, piace anche ai bambini del Brasile. Piace giocare a pallone, piace essere anche un po' virgoli e vivaci come voi, perché sono bambini normali. Non sono come voi in tante altre cose, sono meno fortunati di voi, ma sono felici ugualmente. Quando vanno a tavola e hanno un piattone grosso con pochina roba dentro, riso, fagioli, non di più, la mangiano proprio con tanta voglia perché hanno una fame grossa. Non hanno il mangiare buono che prepara la vostra mamma e tante volte rimane nel piatto, è vero? È vero. Perché magari il pancino è buono, perché facciamo dei capricci, questo no, quell'altro no. Là i bambini hanno fame, i bambini poveri hanno fame e tante volte non hanno da mangiare, tante volte rimangono lì, proprio aspettando che qualcuno li aiuti. Ma sono bambini felici, bambini a cui piace giocare. A voi qual è il gioco che piace di più? Ai ragazzi cosa piace giocare? Come? A bici? Benissimo. E poi? A pallone. Ce l'hanno i bambini del Brasile il pallone. Se non ce l'hanno di gomma, ce l'hanno di cencio. Quattro stracci legati assieme e ci giocano, che è una bellezza. Ai bambini piace giocare. Alle bambine piace farsi belle, veramente tutte le cose che avete voi. Ma piace anche a loro, sono bambini felici. Ma perché sono bambini felici? Perché hanno scoperto, aiutati dalle mamme, aiutati dalle catechiste, aiutati dalle suore, che c'è qualcuno che ci ama davvero. Chi è che ci ama? Dio. Ma davvero, davvero, ci ama la mamma, ci ama il papà, gli amici. Ma nessuno supera l'amore di Dio, perché ce lo portiamo dentro. Dio ci ama ciascuno particolarmente. E allora, se c'è Lui, la gioia è grande, anche se mancano tante altre cose. C'è da sperimentarlo. Quando non ho tutto e quando faccio i capricci, devo pensare un pochino, ma ci sono bambini felici senza queste cose? Posso essere felice anch'io. E come posso aiutare questi bambini? Stando felice con le cose che ho, non pestando i piedi quando mi manca qualcosa. Non sciupando le cose che ho, le cose buone. Quel poveretto del Vangelo che mangiava tutto e non si è accorto, non era felice. Aveva tutto ma non era felice. E la felicità finale non ce l'ha avuta lui, ma l'ha avuta chi? Alla fine chi era felice? Quando sono morti tutti e due? Lazzaro. Lazzaro, quello che aveva meno. Quindi non sono le cose che ci fanno felici, è avere Gesù dentro, amarlo, desiderarlo, conoscerlo. Al catechismo si può conoscere, venendo in chiesa si può conoscere, ascoltando la mamma, i familiari che ci parlano di lui, amandoci tra di noi. Vi succede di bisticciare? Succede anche ai bambini là. Ma poi cosa dobbiamo fare quando ci bisticciamo? Fare la pace. Con questi piccoli gesti siamo felici. E in missione, com'è questa vita di missione? È andare a trovare questi bambini, queste famiglie, nel loro paesino, nel loro villaggio, lontani, chilometri e chilometri. E là sono casette piccole,
fatte di taipa, di fango, di sabbia, assieme bene impastate, e casette piccoline, ma casette dove dentro si impara ad amare e a volerci bene. E questi bambini vorrebbero tanto essere amici come voi, essere amici con voi e felici come voi, ma non vi manca l'amore. Quindi quello dobbiamo cercarlo anche noi, di volerci bene, non pochino, ma tanto, tanto, tanto. Riceverlo e darlo questo bene. D'accordo? Allora vogliamo pensare un momentino anche ai bambini del Brasile? Quando ci sono delle cose che non ci piacciono e fare un piccolo sacrificio, non sciuparle, quando la mamma ci chiede qualcosa senza tirare sul braccio di manco i bambini, vanno a scuola quelli che possono, perché non tutti hanno la possibilità di andare a scuola. È necessaria la divisa, le scarpe di tennis, tutti uguali, e tanti non ce l'hanno. Ecco perché le adozioni a distanza, quindi lasciarli là nelle loro famiglie, nel loro ambiente, serve per aiutare questi bambini a comprare la divisa, a comprare le scarpette per poter andare a scuola, imparare a leggere, a scrivere. A voi piace andare a scuola? Sì, imparate tante cose? E anche a quei bambini piace. E lo desiderano tanto, tanto. Perché? Perché gli anziani, come era un tempo anche da noi, non sanno né leggere né scrivere. E poverini, sono imbrogliati da tutti. E allora i ragazzi desiderano imparare a leggere, a scrivere, a fare tante cose belle, perché domani anche loro potranno migliorare la vita nel Brasile. Poi nel Brasile ci sono tanti alberi belli grandi, tanti coco, tante palme, la natura è bellissima, è grande. Ed è grande in proporzione, tutte le cose sono grandi. È grande anche la povertà. E allora noi, col nostro amore, con i nostri piccoli sacrifici, vivendo bene e gioendo delle cose che abbiamo, possiamo aiutare questi bambini. Io vorrei che facessimo una promessa. Quando abbiamo qualcosa che non ci piace, si butta via? No. No. Penso ai bambini che non ce l'hanno. E invece di fare un viatore pieno e poi buttarlo via, ci metto un pochino meno, lo mangio tutto, la mamma rimane contenta e non sciupo, perché penso anche ai bambini che non ce l'hanno. Va bene? E al catechismo? Voi partecipate? Sì. Anche al catechismo si imparano tante cose. E alla messa solo oggi? O tutte le domeniche? Tutte le domeniche. Spero. E mamma e hanno fatto la promessa, eh? Non mandateli, accompagnateli, perché assieme impariamo tante cose belle e assieme andiamo da questo Gesù che ci vuole un bene infinito. Io conto molto sulla vostra preghiera. Posso contarci? Sì. Noi bambini, io, i bambini, le altre sorelle pregano tanto per i bambini italiani, per i bambini del mondo. Allora siamo uniti. Se voi pregate, noi preghiamo, siamo uniti forte, Gesù ci ascolta. D'accordo? Un abbraccione a tutti. Grazie sorella Rita, ecco, di questa testimonianza di come si accolgono i poveri. Ringrazio sorella Rita perché ci ha detto delle cose semplici che potrebbero riguardare tutti, dal più piccolo che è qui in chiesa, perché un po' usa i suoi piedi, non i piccolini devono essere ancora guidati, ma tutti gli altri. C'è uno stile di vita che dobbiamo portare oggi nel nostro tempo. Ma da oggi, non da domani o dopodomani, questo stile di sobrietà, questo stile di ricevere e ringraziare per quello che abbiamo. E poi dopo forse avremo anche la possibilità di condividere. Io propongo alle catechiste che quest'anno anche di catechesi che incominceremo, ecco, che nei diversi gruppi, proprio alla luce di quello che sorella Rita ci ha detto,
Lei ci ha chiesto di ricordarci della preghiera e ci ricorderanno anche lì in Brasile. Io vi chiedo anche che noi ci impegniamo anche in queste adozioni, ma non perché prendiamo le monetine che ci stressano in tasca e che non ce ne facciamo niente, perché bisognerebbe fare un po' il contrario qualche volta. Quelle monetine che io vorrei dare per le adozioni per i poveri, provo a viverci io una giornata. Proviamo a fare così il contrario. Oggi, però anche come provocazione, non mettete l'offerta nel caso. E provate a vivere voi con quello che avrete, con quello che avete deciso oggi di dare per i poveri. Provate a vivere domani con quello che... Anzi, oggi proprio non passiamo. Quindi nessuno passa per l'offerta. Quindi quello che uno aveva già deciso di dare, io mi sento molto provocato la sua vita. E sono andata a vivere le cose. Io voi potete dire, ma io non ti prego di andare in missione a me. E allora, da domani, con quello che abbiamo deciso, quindi tutto quello che abbiamo, proviamo a contarlo e a dire, domani vivo solo con quello che oggi avrei voluto dare, grandi o piccoli, grandi o piccoli. E allora vediamo se il cuore è quello di questo ricco, della parabola del Vangelo, e se Lazzaro bussa alla nostra porta e non lo vediamo, saltiamo e passiamo oltre. È un guaio grosso, l'infelicità qui e l'infelicità anche dopo. Va bene, quindi chi c'è i soldini metteteli in tasca, e tanto non ci servono più oggi, e domani provate a vivere, a fare i conti se si può vivere con quei soldini. Ci mettiamo in piedi. Ti invito ad un momento così di silenzio personale, dove diciamo al Signore le preghiere che ci stanno più a cuore, ma non utilizzando il microfono come facciamo altre volte dove io passo, lo diciamo singolarmente nei nostri pensieri. A Dio eleviamo le preghiere che sono le più importanti della nostra vita e delle nostre famiglie. E ci rivolgiamo così al Signore, perché Lui legge anche nel profondo del nostro cuore. Signore, oggi ci hai provocato con una pagina del Vangelo molto forte, importante, ci hai provocato con la testimonianza di Suor Anita, ha bussato al nostro cuore il desiderio della sobrietà, dell'uguaglianza, del rispetto, della giustizia, di finirla di lamentarci, grandi e piccoli, e forse ci stai suggerendo nel cuore che possiamo avere un impegno più sincero e più vero per amare te e per amare il nostro prossimo. Te lo chiediamo di accogliere e di confermare tutte le nostre preghiere. Per Cristo, nostro Signore. Amen.